L'Aquila città cablata, l'Aquila città con sistemi di rilevamento sismico sugli edifici, con studi e dati sul sottosuolo. L'Aquila studiata dal satellite per catturare i cambiamenti dei campi di elettroni in presenza di terremoti. Continua il percorso del capoluogo abruzzese da centro distrutto dal terremoto del 2009 a città della scienza e della conoscenza, che vede nella ricostruzione materiale e immateriale della vita sociale le tappe indispensabili per una ripresa, ma non il punto di arrivo. Ricostruire vite, perché è quello che conta, ricostruire vite. E devo dire che fortunatamente sull'Aquila e sull'Abruzzo, con il progetto Restart, sono stati avviati alcuni progetti che servono a ricostruire un tessuto economico, sociale e che possa creare sviluppo, perché non è solo un ricostituire ciò che c'era prima, perché è limitante. In questi casi bisogna dare un'occasione di rilancio. Il programma Restart investe 33 milioni di euro per lo sviluppo del capoluogo abruzzese e del territorio circostante, il cosiddetto cratere, costituito da 56 comuni, molti dei quali colpiti, oltre che dal sisma del 2009, da quello del 2016-2017. Obiettivo: a 20 anni dal sisma, assistere ad una smart city. Dopo il terremoto ha preso una strada decisa, una strada di quella che è una città europea moderna, mettendo su il Gran Sasso Science Institute e con tutta una serie di iniziative nuove, tra cui appunto il 5G, ci sono i progetti finanziati come il satellite NUSES, come l'esperimento DarkSide, sono tante iniziative che tutte insieme non faranno che attrarre all'Aquila capitale umano qualificato, tanti giovani e una città che diventerà propositiva. Quindi anche per l'astrofisica si potrà venire all'Aquila per saperne di più su buchi neri e materia oscura? Naturalmente, su questo è uno dei punti che mi toccano sul vivo, diciamo così, perché siamo un centro che ha contribuito alla scoperta delle onde gravitazionali, a definire e a studiare i buchi neri, le stelle di neutroni. Siamo all'avanguardia insieme al laboratorio del Gran Sasso sulla ricerca della materia oscura e della natura del neutrino. DarkSide lavora su un obiettivo fondamentale per la fisica delle particelle e della cosmologia, cercare di capire cos'è la materia oscura. Però per cercare di capire cos'è la materia oscura occorre sviluppare delle tecniche nuove ed in particolare noi siamo dovuti andare a creare dei nuovi sensori di luce, non più basati su bulbi di vetro sottovuoto, i cosiddetti tubi fotomoltiplicatori, ma basati su delle vere e proprie ferratelle di silicio. Sono degli assemblati di chip di silicio, come i chip che ci sono nei telefonini o nei computer, ma che svolgono il ruolo di rivelatori di luce. E quindi il fatto di andare a sviluppare questa linea di ricerca con i fondi del progetto Restart all'Aquila potrebbe diventare un volano molto importante per l'economia locale.